Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video del nostro ormai ben noto disperso nella Terra di Mezzo per scoprire un nuovo DLC perché è uscito in questi giorni il DLC Tribù dei Fuorilegge, ovvero l'ennesimo arricchimento di quella che è il sistema Nemesi, per cui ci stanno parecchie cose da fare in questa nuova tribù. Che adesso andiamo a vedere proprio la dicitura, se ancora c'è. No, credo di no. Comunque, è una nuova tribù basata appunto su dei nuovi capitani con, credo, varianti molto intriganti che oggi andremo a scoprire, preparandoci poi a una nuova live che intendo fare già in settimana, per cui tenetevi sotto controllo sia il profilo Instagram sia la pagina Facebook che trovate come sempre in descrizione, così eventualmente vi avverto con un po' di anticipo. Spero di non fare la solita live a tradimento, ma appunto dipenderà un po' da come andranno le cose. Detto ciò, allora io comincerei con la cosa più vicina che c'è, così vediamo un po'. Io non ho fatto nulla per adesso di questo DLC perché volevo scoprirlo con voi. E ce n'è una proprio qui sotto, appunto, me l'ho preparato per fare il video. Allora, miei cari, tanto là scusate, ma c'è una gemma che potrebbe essere particolarmente utile. Io sono attratto da queste cose. Qua ce n'è un'altra. Scusate, eh. Come? Ok, gemma della vita, perfetto. Posso andare a fare la missione. Sono completamente rapito da queste gemme. Dunque, scontro tribale fuorilegge, vediamo. Un capitano della tribù dei fuorilegge sta cercando un avversario degno. Io so, ho abbastanza paura di vedere che tipo di capitani ci saranno, ma vediamo. Tu non toglierai nulla a noi, mentre noi toglieremo tutto a te. Sembra abbastanza classico questo, niente di particolare. Un attimo la voce. Allora. Troppo a lungo i bellicosi regni degli uomini hanno minacciato gli orchi. Per loro non siamo altro che orde selvagge, sporchi vermi. Sono assetati del nostro sangue e bramano le nostre terre. Ma la resa dei conti è vicina, fratelli, perché questa è la nostra ora. Firmato Ratak il Fiero. La tribù dei fuorilegge annovera tra le sue file i ribelli per eccellenza di tutta la società degli orchi. Disprezzano profondamente chiunque cerchi di dominarli, che siano essi stranieri o signori di Mordor. Sono estremamente orgogliosi e si considerano membri della razza superiore per eccellenza. La tribù dei fuorilegge immagina Mordor come un regno sovrano appartenente solo agli orchi, sebbene ambiscono a estendere il proprio potere ben oltre i confini di Mordor e attendano con ansia il giorno in cui potranno finalmente portare la guerra nel resto della Terra di Mezzo. Agli occhi degli altri orchi non sono altro che una tribù di pericolosi ribelli senza regole che è pronta ad attaccare gli eserciti invasori, ma che allo stesso tempo potrebbe rivoltarsi contro Sauron e conquistare Mordor per sé. Decorano le loro fortezze con i propri stendardi che ritraggono un pugno insanguinato e sfruttano ogni opportunità per ribadire il loro messaggio di sfida contro le razze straniere e gli orchi inferiori. Beh, oltre al fatto che sono diventato cieco perché leggere il bianco su sfondo nero causa cecità immediata, devo dire che mi intrigano parecchio. Quindi, da quel che si capisce, sarà tipo impossibile portarli a casa questi. Ma lui non è che mi intrighi particolarmente, dico la verità. Anche perché uno che si chiama Tremarella non è che prometta tutto sto granché. Però, magari qualche suo compagno di viaggio. Ahia, in una esecuzione. Può essere più intrigante. Allora, visto che sei tipo immune a tutto, se te levi. Ah no, ah già, io c'ho la cosa che. Vabbè, io avevo contrattaccato entrambe le volte. Allora, facciamo una cosa intelligente e furba. Non stanno qua fino a dove. Che cosa? Ma che. Aiuto! Vabbè, ottimo! È andata molto bene, devo dire! Questo è un bel cagnaccio, eh! Diciamo che sono belli tosti, eh! Sono veramente belli tosti, sembrerebbe!
della serie non ce la portiamo da casa, ecco. Perché bella, bella rognosa. Mamma mia. Io poi odio quelli con il talento senza speranza perché... Vabbè, è finita in tragedia. Ragazzi, che tocca fa? Addirittura. Tra l'altro i nostri ranghi sono un po' cambiati perché a telecamere spente ho fatto qualcosina, ho liberato un po' da tutti quelli che erano gli orchi di basso livello. E abbiamo un nuovo reggente, che è lui, Pugno di Martello. E la prossima volta, quando appunto faremo la live, proveremo a trovare un nuovo campione qui in zona. Perché vorrei gradualmente avere delle fortezze con tutti i campioni della fossa, in maniera tale che siano veramente inarrestabili come fortezze. Comunque questa è una cosa di cui parleremo più avanti. Per adesso, vabbè, toccherebbe fare questa missione, ma per adesso... Ecco, semmai sapete che faccio? Gli mandiamo contro qualcuno. Tipo... tu, Borgul Flagello, che mi sembri un tizio molto interessante, perché è uno di quelli che abbiamo trovato nelle casse l'altra volta, lo mandiamo a eliminare il buon Tremarella. Che potrebbe essere una bella cosa. Insieme a lui ci potremmo mandare dei nostri Mente Rabbiosa. Sì, sembri bello, bello tosto. Pure lui, sì. Mente rabbiosa. Dal buon Tremarella. Ok. E gli mandiamo anche un terzo a sto punto. Muzu, guardiano degli schiavi. Vai pure tu a dare una mano agli altri due. Gliene posso dare un altro? Perché se gliene posso dare un altro... Tipo, no, Naruk c'ha da fa. Orza, uccisore di bestie. Ecco, no, massimo 3. Vabbè, spero bastino. Per cui adesso potremmo andare anche a osservare quello che fanno loro. Volendo, eh. Perché non dimentichiamo che volendo si può fare anche questo. Dunque, noi siamo... Dove siamo? Al momento io sono... Qua, eccomi. Dunque, possiamo andare a fare... Sia lo sconto tribale e poi ci spostiamo. Dov'è la missione che stanno facendo gli altri ragazzi? Chiamiamoli ragazzi. Ah, eccola qua. Incursione, vabbè. Dunque, allora, andando avanti facciamo prima questa e poi vediamo i nostri cosa combinano. Dunque, io comunque sono curioso. Tra l'altro stavo pensando in questi giorni alle varie tipologie di orchi particolari che ho incontrato. Non mi ricordo se l'avevo registrato o meno, ma mi è capitato tanto tempo fa, tipo agli inizi proprio della mia esperienza sull'Ombra della Guerra, di avere un orco con due facce, che sarebbe stato meraviglioso per una serie sulla fossa, ma ahimè, ebbe vita molto breve. E per cui spero di rincontrarne però uno simile, ma chissà, prima o poi. Dunque... Vediamo se quest'altro ci spacca come il primo. Vieni qui, Ramingo. Voglio che tutti sentano lo sfrigolio della tua carne. Quando saremo a Gondor, sentiremo spesso quello sfrigolio. Non è male pure questo, eh. Anche se sangue freddo, pure lui. Tutti sangue freddo, so. Aiuto. Allora. Molta calma. Questo non sarebbe male, eh. Potremmo provare a umiliarlo per poi prenderlo in un secondo momento, anche se... Fase difensiva non mi pare sto granché, sinceramente. No, devo dire proprio di no. Forse t'avevo sopravvalutato perché sembravi tanta roba a guardarti, no. Diciamo che questa
sua estetica promettente non è controbilanciata da un talento all'altezza della situazione, no? È andato giù troppo facilmente. Non ci facciamo niente, uno così. Io tra l'altro sto ancora aspettando ansiosamente che ci facciano aumentare il cap del personaggio, perché sta diventando un po' fastidioso il fatto di non poter... Il fatto di non poter livellare di più, perché insomma adesso cominciano ad essere parecchi poi gli orchi nemici di altissimo livello. Per cui, cioè, nel senso, sarebbe anche ora di darci un minimo di cap aumentato. Altrimenti ogni incontro si trasforma in un devo prima umiliarti e poi forse riesco a prenderti. Che non è il massimo, rallenta un sacco il... La gemma! No, è l'altro! Eccolo. Ok. Bene. Allora, quanto manca? Che poi ormai mi faccio tutti i giri a piedi perché hanno la possibilità magari di sbloccare qualche missione nemesi, qualcosa di un po' più inaspettato, però ho sempre un po' paura, devo dire la verità, perché vado con molta calma. Certo che... Eccolo! Sono caduto mentre combattevo con te. Io ti ho difeso, ma tu non hai difeso me. Ora, guarda cosa succede a coloro che mi deludono. Ma io non mi ricordo di te, ma chi sei? Quando è che saresti caduto? Quando è che ti dovevo aiutare? Vabbè, adesso non ci avrò modo chiaramente di fare alcunché, temo. Vabbè. Non è una... Non penso che sia stata una grave perdita, visto con quale facilità sta andando giù, ma... Sangue freddo, ma comunque si congela, non si sa bene per quale motivo. Carissimo. Spiace, un po' spiace, devo dire la verità. Ah già, porca miseria, mi scordo. Perché non lo prendi? Grazie. Dai che è andato, su. Spiace perché eri carino con quella mannaia in fronte. Voi umani prendete proprio male i tradimenti, vero? A Mordor sono normale amministrazione. Addio. Mi dispiace però un po', devo dire la verità. Un pizzichino mi dispiace. Aiuto! Beh, io vado, eh. Ho un appuntamento con un'imboscata. Mi scusi, no, ma... È ora di provare a prendere quel tizio. O quantomeno a eliminarlo. Voglio vedere i nostri se ce la fanno. Se poi è, intervengo, ma in caso contrario me la godo da spettatore. Vediamo. Allora, Borgo il Flagello ci proverà con Gash Tremarella. Speriamo bene. Troppi rifornimenti sono scomparsi ultimamente. Con noi non accadrà. Quelle provviste sono nostre. Andate là e prendetele. Forza, ragazzi! Credo in voi. Aiutiamoli. Allora, quello si è arrabbiato. Forza ragazzi, forza. Forza ragazzi, forza. Rendetemi fiero. Dai, dai, che ce la facciamo. Ce la facciamo! Io mi faccio gli affaracci miei e guardo i miei tre. Aia! È forte Tremarella, eh! Intanto c'è quello lì che non sa da che parte andare. Complimenti per il senso dell'orientamento.
Aia. Borgu sta a fare la finaccia. Aia. Mi serve aiuto. Arrivo, arrivo, non ti preoccupare. Rialzati, soldato. Vai, vai. Fagli vedere chi sei. Non doveva andare così. No, no, ma quale ritirata, ragazzi? Ma quale ritirata? Ma non lo fa, manda via. Ma sta, ma scherza. Maku, guerra fondaio, è stato ucciso mentre cacciava Karagor. Bene. Scusate, eh. Voglio capire chi è. No, questo doveva essere uno dei miei pupilli quando avremmo fatto il la live, perché c'aveva tutte le piume. Vabbè, niente. Non vai da nessuna parte te. Resta lì. Vai, vai, vai. Fate voi, fate voi. Hai abbastanza di correre? Che ne dici? Fate voi, bravissimo. Bravissimo. Ok. Bene. Spada presa. Spero che... No, aspettate che prima di andare via aspetto un attimo. Chi è che mi ha colpito? Comunque sono molto carine, devo dire, anche queste missioni che si possono creare in maniera del tutto autonoma. Aspetta, qua c'è un'altra gemma, scusate, ma... Ecco, io stavo appunto aspettando che lui iniziasse a sanguinare per poi andarmene. Bene, adesso siete in grado di gestirvela da voi. Aspettate però che c'è una gemma lì. Vedo una gemma. Una gemma. Una gemma. Tra l'altro anche di qualità abbastanza alta. Bene. Allora, io adesso direi che potremmo andare a provare quest'altro sconto tribale. Andiamo direttamente qui, senza farlo a piedi, visto che qua davanti non conviene. Comunque è impressionante quanto sia facile e appagante creare delle missioni in questo gioco. Cioè, adesso abbiamo fatto questa cosa dei rifornimenti sviluppandola noi, quel 3 contro 1 che mi ha levato un problema neanche da poco. Poi comunque vediamo un po', vediamo chi è. Umano schifoso, gli Uruk ti taglieranno la gola ogni singola volta e poi inizieremo a divertirci per davvero. È male questo, eh? Dai, forza. È rimasto secco per terra. Si è buggato, credo. Vabbè, meglio per noi. Ma io lo prenderei questo, sapete che vi dico? No, vabbè, già vai ritirata. Noi ci rivedremo e io avrò la mia vendetta. No, 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 tu non vai da nessuna parte. Tu resti qui con noi. Tu non te ne vai. Mi dispiace. Non ci prova. Non ci prova. Dai. Vediamo se si riesce a prendere. Recluta. Sì. Dimmi chi devo sgozzare. Non male. Non male, non male, non male. Ritirati. Tanto mi stavo annoiando. Non male. Sono curioso di vedere cosa ne esce. Poi potremmo... Potremmo a questo punto. Direi che lo potremmo provare. Tanto qua c'è. Sta attaccando. Oh, stanno attaccando Ubuk. Allora, fermi un attimo. Andiamo un attimino a vedere se possiamo. Siccome Ubuk ce lo ricordiamo, no?
La cosa era abbastanza tosta la volta precedente. Potremmo vedere di eliminare Ubuk, il macellatore, e gli mandiamo contro il solito Borgu. Così magari con un po' di supporto evitiamo che ci siano delle brutte sorprese. Ci mandiamo anche Zuka Barba di Metallo. Bene. Quindi sono... Che ciclo c'è qua? Ah, aspetta, loro sono collegati a lui, ma nel frattempo vanno anche da lui. Vabbè. Tanto cosa diceva qua? No, c'era qualcosa di strano. Quindi sono te, ma io potrei metterne un altro, volendo? No. Sembrerebbe di no. Vabbè, allora, andiamo a vedere. Perché a questo punto la curiosità è tanta. Tanto ce la facciamo a piedi perché magari esce fuori qualcun altro. Io poi sono innamorato di questi incontri casuali a questo gioco perché sono la parte più bella di tutta l'esperienza. Io, infatti, spesso e volentieri si sentono criticare molto queste aggiunte, questi DLC, perché appunto sembra che donino poco all'esperienza. In realtà, se siete addentro al sistema Nemesis e lo apprezzate come lo apprezzo io, vi renderete conto di quanto effettivamente introduce di nuovo un aggiornamento tipo quello di oggi. Perché non è solamente le tre missioncine. Le tre missioncine sono una sorta di escamotage per farci vedere un accenno di quello che c'è di nuovo, ma poi il grosso lo si vede giocando. Di conseguenza non disdegnate questi aggiornamenti perché un loro senso ce l'hanno. Allora, anche se chiaramente per il giocatore medio sono soldi oggettivamente buttati, però Sembrano i se siete fissati fornimenti. come Vedeteli come carburante per la macchina da guerra. Nessuno prende il nostro carburante senza il mio permesso. Non so cosa stanno difendendo, ma so che è qualcosa di nostro. Bravo, non te fa domande. Allora, vediamo se ce la fate. Quello è un altro mio nemico acerrimo. Ragazzi, però se vi guardate tutti... Bravissimo! Ottimo inizio, dai! Oh, si è inferocito mente rabbiosa. Lui tra l'altro potrebbe essere un ottimo soggetto per la nostra live, se sopravvive qui. Cosa non particolarmente scontata, perché sto berserker è un cagnaccio. Diamogli una mano, forza! Vabbè! Dai, dai! Crediamo in te, mente rabbiosa! Crediamo in te. Non è particolarmente solido comunque. Dai, dai. Tra poco dovrò scendere a dargli una mano, credo, ma... Che cosa fa? Ma cosa fa? È l'altro! Il bersaglio è l'altro! Ma io veramente... Senza parole, ho mente rabbiosa. Non ti vedo molto concentrato oggi, eh. Su. Fagli vedere chi sei. Forza. Il macellaio comunque è tanta roba. Dai, dai che ce l'avete fatta, su! Scendo, scendo! Lo finisco io! Sapevi che il lavoro del macellaio non si limita ad affettare e trinciare? È un'arte di grande bellezza.
Adesso ti macellerò. E tu diventerai il mio capolavoro. Ci penso io. Ci penso io, ci penso. Ok. Purificato, bene. Eppure questo ce lo siamo levato. Bene. Così. Un altro pensiero in meno. Allora, a questo punto, se magari la smettete di menarvi tra di voi, è meglio. Cosa fate? Niente, io via così. Ma perché gli devi menare? Ma perché gli devi menare? Scusate, Ah, finito? Bene. Ok. Allora, io direi che, visto che abbiamo fatto praticamente tutto quello che c'era da fare, Muzu sta inseguendo il flagellatore. Perché? Che cosa... A che pro? Vabbè, io direi di andarci a fare adesso una fossa online al volo, tanto per dare un po' di brio a questo video, per chiudere. Così vi faccio vedere quello che è attualmente il nostro miglior... Aspettate un attimo. È spuntata fuori un'altra missione qua. Ma da quando? Non c'era prima sulla mappa? Sono un attimo confuso. Non l'ho vista o non c'era? C'è qualcosa che non sta quadrando. Ah, c'è un'altra missione. Beh, vediamo. Pensavo di no. Mi era sfuggita proprio completamente. Dopo mi divertirò infinitamente a smembrarti per bene. Che cosa farò con tutti quei pezzi? Mostra tu come combatti. Io fa vedere come tu muori. Ah, ecco. Una bella sfida, devo dire. Allora, lui chi è? Non ce lo fanno neanche vedere. Allora, lui è Arisu il Forte. Che non è che sia sto granché. Poi abbiamo... A occhio non c'è nessuno che mi colpisca particolarmente, se non quel 63 là. Vediamo se... Eccolo! No. Tuca il Patetico! No, uno che si chiama il Patetico magari non è che sia particolarmente incoraggiato. No, vediamo cosa succede. Facciamogli fare a loro che se la risolvano. Fatto a pezzi da decine di Uruk contemporaneamente? Le punte entreranno molto lentamente e usciranno ancora più lentamente. Sì, sì, va tutto bene, ma diamoci dentro! Mi sa che m'hanno visto, eh? Eh sì. Vabbè, fate quello che dovete fare tra di voi. Io non ci voglio entrare, sono affari vostri. A parte questo che c'ha, che sta antipatico. Cosa succede? Troppo inferocito. Ecco, blocchiamolo un attimo. Questo è stremato, 61. Sono belle lotte comunque fra di loro, eh. Devo dire che questa tribù di fuorilegge mi aspettavo degli orchi un po' più caratterizzati. Nel senso, non hanno tratti distintivi particolarmente spiccati come magari quelli della tribù del Massacro, che erano un po' più particolari. Aia. È andato giù. Mi ha fatto anche un bel botto. Dash il fanatico, 59. Berserker maledetto fuorilegge. Non è male, eh.
Però è inferocito, bisognerebbe aspettare che si calmi per poterlo prendere. Vabbè, tanto questo me ne occupo io. Ale. Questo 63. Ma là c'è un altro. Non ce la farò mai a pialo da qua. No, no, liscio. Ma che cosa? Salve. Io stavo puntando proprio lei, ma credo che non ci sarà modo di incontrarci, visto che lei è attualmente inferocito. Spiace, sarebbe stato bello conoscerci. Ci rincontreremo ancora al momento opportuno. Se io riuscissi a finire questo in tempi relativamente brevi, voglio andare a prendere quello di ritirata. Non lo voglio più vedere questo. Mi preoccupa. Non te l'anna. Fermo dove sei. Non voglio crearmi un problema. Ok. Loghi il fiacco. Ce lo siamo levato di torno. Bene. Così nel mentre quel 59 lascia il mio bersaglio. Lui è mio. Il 59 è mio. Ma perché non... niente. Dash il fanatico non andava in fase estremata. Vabbè, peccato. Peccato, peccato, peccato. Devo dire, vabbè, finiamo pure questo. Già che ci stiamo, vediamo un po' come sei. Ma sì, dai. Così non esco a mani vuote. Stringere un'alleanza mi pare un'idea saggia. Bene, vattene. Devo andare a raccogliere una fracca di roba qui. Uno, due, e la mia amata gemma. Tre. Allora, si diceva prima che volevo appunto chiudere con una fossa online. Una sola, giusto per farvi vedere attualmente il nostro miglior lottatore in questa zona. Ma poi appunto ne cercheremo un altro in live, in modo da rafforzare un po' i ranghi di questa regione. E... vi stupirà perché ne ha già vinte ben 6. Ne ha vinte 5. E siccome non è scattato in modalità leggendaria, a dispetto di ciò che invece il gioco dice, ho provato a fargliene combattere un'altra sperando che si sbloccasse e fosse potenziato, ma non è successo. È rimasto epico per ragioni che ignoro. Mi ha dato tutti i premi possibili tranne quella della promozione del capitano. Per cui adesso lo vedrete epico. Spero che vinca anche oggi, ma è uno dei più rozzi e cattivi che abbia visto nell'ombra della guerra per adesso. Dacci la gemma, dacci la gemma. No, niente. Inutili Mirian. Allora, preparatevi perché non è affatto male, eh. Il nostro attuale, il nostro gran campione Azgrels Pugno di Martello. Ne ha vinte appunto serie di vittorie 6. Però è rimasto epico. Vediamo. Preparatevi perché è veramente di una cattiveria disumana. Oh, mi piace tantissimo quando fanno i gradassi. Vieni qui, idiota, e ti farò rimangiare quelle stupide parole. Vediamo, questo sembra un bel avversario, eh. Però il nostro campione è abbastanza letale, come potete vedere. È un bel cagnaccio, devo dire.
bello rognoso, cioè questo talento col veleno. Poi il bello è che l'aura intorno è da leggendario, eppure le statistiche sono rimaste quelle dell'epico. Non gli fanno nulla, è una cosa imbarazzante. Ha vinto degli scontri surreali da quando lo uso. Il bello è che l'avevo mandato nella fossa come sorta di vittima sacrificale, giusto per liberare un po' i ranghi, e si è rivelato un campione di quelli rari. E via! No, pensavo che sarebbe stato sufficiente. Dai, dai. E 7. Vabbè, a sto punto me ne gioco un'altra. Intanto è arrivato a 60 adesso. Un vero talento, un vero talento, ragazzi. 7 vittorie. È veramente l'orco più temibile che abbia mai visto tra i miei eserciti. Facciamogliene fare un'altra e poi ci salutiamo, così. Per il momento. Poi appunto ce ne sono una marea che possiamo provare quando faremo la live, tra cui il più folle, che me lo state chiedendo da un po' in parecchi. Sarà interessante vederlo all'opera. Allora, l'avversario di oggi è... Ora assaggerai la sconfitta. Questo mi sa di tosto, eh. Prima o poi vogliamo procedere o vuoi solo parlare? Forza! Fagli vedere chi sei. Mamma mia. Bello poi sempre da solo. Non c'ha neanche un supporto di una banda a corredo. Fa tutto lui. Ma stavolta non se la porta da casa. Stavolta è dura, ragazzi. Stavolta è veramente dura. Credo che potrebbe essere la sua ultima... Il suo ultimo combattimento. Eh sì. È andato alla velocità della luce, tra l'altro. Che presa a male. Niente, io speravo di aver trovato un campione vero. E invece dobbiamo continuare a cercare. Io voglio trovare un invincibile. Cioè il mio obiettivo di questa serie di video sulla fossa online è trovare un invincibile. E sarà dura. Allora io direi che con due sfide all'attivo Borgu il flagello si è guadagnato la possibilità di diventare reggente. Maestro del veleno, guerrieri possenti, arma avvelenata, bombe velenose. Insomma, c'ha parecchi talenti e spero che ne faccia buon uso. Spero che ne faccia buon uso. Mettiamolo come reggente. E la prossima volta che si tratti di live o che si tratti di video registrato, lo vedremo all'opera. Ragazzi, io a questo punto direi che ci salutiamo qua. Fatemi sapere insomma che ne pensate dell'episodio di oggi. Fatemi sapere se avete notato qualcosa di particolare che vi ha colpito, soprattutto se state provando anche voi la tribù dei fuorilegge, perché appunto sono curioso di sapere il vostro parere su questo nuovo DLC. Detto questo, ragazzi, niente, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.